Che qualcosa stesse bollendo nella pentola Volvo, riconosciuta universalmente come campionessa di sicurezza, lo si era capito quando pochi giorni fa ha annunciato che dal 2020 le vetture costruite dal marchio svedese non avrebbero superato i 180 all'ora di velocità massima. Tutte. Il jolly però è stato calato a Milano, quando in una tavola rotonda dedicata alla sicurezza, moderata dal giornalista Umberto Zappelloni e con Ivan Capelli, ex pilota di Formula 1, tra i relatori, la casa di Göteborg ha annunciato di voler mettere a disposizione di tutta la filiera mondiale dell'automobile le sue conoscenze sulla sicurezza. L'annuncio rispecchia la filosofia della casa svedese, che non ha mai protetto le sue invenzioni sulla sicurezza che hanno salvato nel corso degli anni milioni e milioni di vite, a cominciare dalle cinture che compiono 60 anni. Progetto EVA. 60 anni fa Volvo presentava la cintura di sicurezza con tre punti di ancoraggio e decideva, era il 1959, che non l'avrebbe mai brevettata, anzi avrebbe spinto tutto il settore dell'auto ad implementarla prima del possibile. Da allora oltre un milione di vite si stima siano state salvate da questa cintura di sicurezza a tre punti di ancoraggio. A 60 anni di distanza, progetto EVA, Equal Vehicle for All, vuol dire 40 anni di dati, 40 anni di analisi, 40 anni di studi sulla sicurezza di Volvo, ahimè 40.000 incidenti e analisi su incidenti in tutti i continenti mondiali. Dati che Volvo vuole fornire al comparto, all'industry, perché vorrà e vuole che in futuro lo standard di sicurezza sia uguale per tutti, equal for all, è uguale agli standard di sicurezza di Volvo. Insomma, Volvo Cars ha continuato a dare la precedenza al progresso sociale rispetto al semplice vantaggio finanziario e il progetto EVA conferma questa direzione. Sono numerose le cose scoperte analizzando i dati di EVA. Per esempio, che le differenze anatomiche e di forza della muscolatura del collo rendono le donne più fragili verso i colpi di frusta e traumi alla testa. Ma il piano Volvo è molto ambizioso. Impegnata nel raggiungimento dell'obiettivo di azzeramento della mortalità per incidente a bordo delle proprie auto entro il 2020 e consapevole che la tecnologia da sola non consente di raggiungere la quota zero, Volvo ha deciso di ampliare il proprio raggio d'azione occupandosi anche dei comportamenti di chi guida. Da qui derivano i dispositivi che Volvo implementerà sulle sue vetture a partire dal 2020. Oltre alla limitazione della velocità massima delle proprie auto a 180 km orari, si potrà limitare automaticamente la velocità nei pressi di scuole e ospedali, abbinando un dispositivo di controllo della velocità intelligente alla tecnologia di geofencing, che crea un perimetro virtuale e consente di limitare la velocità del veicolo in un determinato tratto di strada. E poi il controllo a distanza con una card elettronica della velocità massima in caso di condivisione di un'auto con ragazzi e figli. Ancora il monitoraggio della guida attraverso telecamere e l'intervento in automatico da parte del veicolo per contrastare gli effetti della distrazione o della guida in stato di alterazione psicofisica.